Prosegue il viaggio delle nostre telecamere alla scoperta del Delta del Po e dopo esserci lasciati catturare dalle suggestioni del fiume e del mare ricchi per flora e fauna, adesso ci spostiamo in uno dei territori più conosciuti e più popolati della provincia di Ferrara, che proprio sull'acqua ha dovuto orientare il proprio sviluppo. Comacchio con le sue valli e i suoi musei. Sono molteplici le escursioni che il consorzio Po Delta Tourism dedica a Comacchio per permettere alle migliaia di turisti che ogni anno giungono sul Delta del Po di visitare al meglio questa parte di Emilia-Romagna immersa nella natura e ricca di storia, arte, cultura e con un paesaggio emozionante. Ecco dunque che dal sito di Po Delta Tourism si accede ad un menu con tutte le possibili escursioni e ce n'è veramente per tutti i gusti. Oggi cominciamo navigando dal mare alle valli e per gustarci appieno i colori e l'atmosfera di un'escursione sull'acqua partiremo al tramonto, nelle valli, con cena a bordo di una motonave. E sempre l'acqua sarà la nostra strada per andare in barca nelle valli di Comacchio. Ci faremo raccontare da Dario, la nostra guida per queste escursioni, le meraviglie e le peculiarità del tour esclusivo per fotografi e del percorso birdwatching al vecchio faro. Poi, per tenerci in allenamento, percorreremo 7 km tra terra e acqua per giungere in bicicletta alla vecchia salina di Comacchio. E poi, di nuovo in barca, andremo da Comacchio ai luoghi dell'Anguilla. Pronti? E allora si parte e lo facciamo dunque in motonave da Porto Garibaldi per un'escursione molto amata dalle famiglie e dai birdwatchers. Ad esempio, partendo da Porto Garibaldi si possono raggiungere le valli di Comacchio in motonave per un'escursione molto amata dalle famiglie e dai birdwatchers. Molteplici specie di uccelli acquatici infatti popolano il nostro delta e ammirarli e fotografarli è un'esperienza unica. Durante questa escursione, infatti, si attraversa Valle Fattibello, riserva di straordinaria valenza paesaggistica e rifugio di numerosissime specie di volatili. Poi da qui si giunge alla stazione di pesca Foce. Momento magico di questo tour pomeridiano nelle valli è sicuramente il tramonto, da ammirare gustandosi l'ottimo aperitivo servito a bordo. E sarà la magia stessa del tramonto nelle valli a farvi scegliere di prendere parte anche a un altro emozionante giro turistico, sempre a bordo di una delle motonavi del consorzio Po Delta Tourism, ma questa volta partendo di sera. Quale modo migliore per concludere una calda giornata estiva? Non fosse altro per godersi l'esperienza della deliziosa cena a bordo, a base di pesce freschissimo cucinato con maestria secondo le ricette della tradizione. Continuando a curiosare nella scelta delle diverse possibilità di viaggio proposte dalle guide del consorzio, voglio segnalarvi il tour dedicato proprio alle valli e alla scoperta delle tradizioni del luogo. Le guide ambientali, infatti, vi porteranno ad ammirare gli antichi casoni, stazioni da pesca allestiti proprio come una volta. E l'escursione proseguirà lungo i canali interni dello specchio vallivo per ammirare la bellezza di un'oasi unica e spettacolare, dimora di una numerosa colonia di fenicotteri. Un viaggio da non perdere, soprattutto per chi vuole tornare a casa con qualche scatto fotografico di rara bellezza e intensità. Dario, un tour emozionante dunque alla scoperta di questo Delta del Po, che anche per i fotografi è un momento di straordinaria bellezza e soprattutto da un punto di vista esclusivo che è quello dalla barca all'interno del fiume. Sì, è un'opportunità che viene data a birdwatcher e fotografi che chiaramente hanno tempi e modi diversi per vivere la loro esperienza e magari non viene soddisfatto questo requisito all'interno delle normali escursioni in motonave. E quindi in una barca di legno tradizionale, piccola, che tiene fino a un massimo di 8 persone, con orari concordabili, quindi le facciamo all'alba, al tramonto, proprio nei momenti migliori per fare gli scatti e fare le osservazioni più interessanti, quindi è un tour personalizzabile, assolutamente, cioè chi guida la barca è anche una guida ambientale e quindi conosce quali sono i luoghi e le prospettive migliori per fare questo tour.
Sicuramente tanta pazienza, perché lo abbiamo detto, i ritmi della natura sono ritmi lenti e anche i fotografi lo sanno benissimo, dobbiamo adattarci ai ritmi della natura. Certo, è proprio questo il modo migliore per vivere un'esperienza. È chiaro che anche per organizzarci abbiamo bisogno di un po' di preavviso e siamo anche noi molto spesso che consigliamo quali sono i momenti migliori a seconda della stagionalità e a seconda delle esigenze. Quindi fotografare il tramonto, l'alba, determinate specie di uccelli che si possono avvistare in quel periodo, e quindi è proprio un'interazione tra la guida e il fotografo, il birdwatcher, per soddisfare appunto queste esigenze. E sempre per gli amanti della fotografia, ma anche per chi ama lasciarsi trasportare dalle suggestioni del paesaggio e della natura, un altro tour da non perdere è il Birdwatching al Vecchio Faro, un viaggio lento di 2 ore tra i folti canneti a ridosso del faro di Gorino, con sosta alla Lanterna Vecchia. Un vero e proprio faro fino al XIX secolo, che oggi è un osservatorio naturalistico con vista panoramica sul Po di Goro e sulla sacca omonima. Finiamo questa puntata con un po' di movimento. 7 chilometri di natura e benessere in bicicletta ci attendono per la visita alla salina di Comacchio. Qui un impianto realizzato in epoca napoleonica testimonia il ruolo rivestito fin dall'antichità dalla produzione del sale. Siamo entrati dunque in questa atmosfera un po' del passato, un museo che ci ricorda la raccolta del sale, quest'arte antica. E quali sono le suggestioni di questo tour? È un percorso appunto che viene fatto in bicicletta e si va a visitare appunto la vecchia salina. Una salina che ha una storia secolare, è stata chiusa nel 1984, però dai primi anni 2000 c'è un progetto di riqualificazione che ne fa un'oasi naturalistica importantissima per gli uccelli acquatici. In più, dagli ultimi anni abbiamo anche questo tentativo di fare un piccolo quantitativo di sale, però anche significativo, e viene fatto appunto dal Comune di Comacchio in collaborazione con il CATF e con associazioni locali, con il tentativo, l'obiettivo di mantenere questa tradizione importantissima per Comacchio. Quindi chi giunge alla salina cosa vede? Allora, vede, c'è un piccolo centro visita con una mostra, vede gli edifici, che sono edifici chiaramente molto piuttosto vecchi, obsoleti, che però testimoniano appunto l'impegno dell'uomo in questo territorio. Vedono un piccolo impianto salifero in miniatura, diciamo, che viene chiamato salinetta, un'estensione di circa 4 ettari sui 520 totali della salina, e in questa estensione limitata però viene rappresentato un po' tutto il lavoro che sta dietro la raccolta del sale, quindi le vasche di evaporazione fino ai bacini salanti. Questa escursione, se viene realizzata diciamo nei mesi estivi, è possibile anche vedere proprio il sale che cristallizza e anche la raccolta, se si è appunto nei giorni opportuni. Un tuffo nella natura, ma soprattutto nel passato dunque, per scoprire e apprezzare il lungo e paziente lavoro della raccolta dell'oro bianco del mare. Ma la puntata di oggi potrà dirsi conclusa solo quando avremo raggiunto il luogo dove viene pescato uno dei prodotti ittici più conosciuti e apprezzati del Delta del Po, ed in particolare delle valli di Comacchio, l'anguilla. Partendo proprio da Comacchio, a bordo di una piccola imbarcazione, si naviga attraverso le valli fino alla stazione Foce, dove si potrà visitare il lavoriero, strumento antico ma ancora efficiente e fondamentale per la pesca di valle, che consente di catturare le anguille durante le migrazioni verso il mare. Oggi abbiamo cominciato a conoscere un po' meglio il territorio del Delta, navigando dal mare alle valli. Abbiamo scoperto e ammirato i colori del finire del giorno, col tramonto nelle valli e la deliziosa e romantica cena a bordo di una motonave. Poi abbiamo solcato il fiume, in barca, nelle valli di Comacchio, alla scoperta di antichi mestieri, circondati da decine di fenicotteri e altri eleganti e meravigliosi uccelli acquatici. Dario ci ha illustrato le modalità del tour esclusivo per fotografi e del percorso birdwatching al vecchio faro. Poi siamo stati in bicicletta alla vecchia salina di Comacchio per imparare i segreti della raccolta e della lavorazione del sale,
per poi concludere la nostra avventura spostandoci da Comacchio ai luoghi dell'anguilla, un pesce dal comportamento estremamente complesso e dall'indiscusso pregio gastronomico. Il nostro viaggio per oggi termina qui, ma prima di lasciarvi vi ricordiamo come fare per prenotare le affascinanti escursioni nel Delta del Po. Tutte le escursioni sono prenotabili e acquistabili online, oppure si possono acquistare nella rete degli uffici di informazione turistica e dei musei. Chiaramente per determinate escursioni personalizzabili è sempre meglio chiaramente un contatto telefonico. Per oggi è tutto, ma vi do appuntamento alla prossima settimana perché ho ancora tante cose da raccontarvi e tanti luoghi da visitare insieme a voi.